Alberto Spagnoli, iniziamo da qui, la sensazione che abbiate gettato al vento una grande occasione. Sì, questa era una grande occasione perché comunque loro sono rimasti subito un uomo in meno e abbiamo preso il pallino del gioco e potevamo sicuramente fare qualche gol in più, anche perché le occasioni le abbiamo avute e questo è un nostro difetto perché arriviamo spesso davanti alla porta, però non so, secondo me non so se la cattiveria o cosa, ci manca qualcosa, quell'input in più che ci può portare a fare qualche gol in più, perché non si possono buttare via punti così e niente. Giornata per te comunque bella da ricordare, il tuo primo gol da professionista, e che gol, insomma, in sforbiciata. Mi dici come ti è venuto quel gesto atletico? Ho visto partire il cross, ho visto che la deviazione non mi permetteva di andare a colpire di testa perché scendeva troppo alta e quindi ho provato una cosa da cui ho preso spunto dagli Ozzi e poi comunque sono gesti che si provano e è andata bene, sono contento. Per coronamento anche il gol, dico, di una settimana speciale per te, perché è arrivato il rinnovo del contratto, hai detto subito dopo averlo firmato voglio dimostrare di potermi guadagnare in allenamento durante la settimana più minuti in campo. Beh, è arrivata subito la fiducia di Mr. Strop. Sì, sono contento di questo rinnovo, di far parte di questa società seria un altro anno e niente, sì, sono contento per il primo gol in Lega Pro e comunque sembra che prevalga l'amarezza per il risultato, insomma. Molto, molto.